Movimento 5 Stelle di Monopoli ha il suo candidato sindaco nel dottor Bartolo Allegrini. Una qualità del dottor Allegrini? Ma questo è un gruppo che ha valori, competenze, quindi porterà avanti quelli che sono i punti del programma caratterizzanti del Movimento 5 Stelle, a tutela dell'ambiente, del lavoro, della sanità pubblica, e quindi anche a Monopoli si riuscirà a fare un ottimo lavoro, io ne sono convinto, la speranza è che adesso i monopolitani diano fiducia a questo gruppo, come è accaduto già in tante città d'Italia e come è accaduto anche a livello nazionale fino a qualche mese fa. Quindi tanta fiducia nel Movimento 5 Stelle, perché votare il dottor Allegrini? È una svolta che si dà. Sì, Movimento 5 Stelle è un momento, può essere una svolta rivoluzionaria proprio per Monopoli, perché è la prima volta che si presenta Movimento 5 Stelle alle amministrative. Monopoli anche sulla scorta di quello che è avvenuto alle elezioni nazionali con il grande consenso dato al Movimento 5 Stelle, questa volta i monopolitani hanno la possibilità di cambiare realmente la gestione del proprio comune. Ricordiamo che dal sindaco dipendono tante delle attività comunali, quindi della gestione delle imposte, la gestione dei rifiuti, la qualità dell'ambiente, la qualità della vita, la qualità del livello di traffico della città, quindi col Movimento 5 Stelle abbiamo le competenze ma anche il cuore per poter realizzare quelli che sono i programmi scritti con i cittadini, con la base. Lei ha già affrontato una tornata elettorale e l'ha vinta, è senatore della Repubblica, quindi cosa potrà fare il Movimento 5 Stelle con il dottor Bartolo Allegrini per il Sud e soprattutto per Monopoli? Beh, votarlo, perché io l'ho conosciuto e quello che mi ha lasciato proprio positivamente, l'impressione positiva è stata quella che è molto innovativo. Per innovativo intendo che ha una modalità di approcciare le problematiche che viene anche utilizzata molto spesso in campo ambientale, in campo di sviluppo diciamo sostenibile anche del territorio, che è quello sistemico. Cioè praticamente su Monopoli ci sono sempre, come in ogni città, una serie di problemi, ma l'errore che si fa a volte è che si vedono o si risolvono in modo separato. Chi ha invece questa mentalità avanzata, appunto, come Bartolomeo Allegrini, ha questo modo di vedere il sistema e quindi di risolvere le problematiche anche insieme, e questo significa valutarle per quello che sono veramente. Quindi è secondo me un ottimo motivo, perché è un qualcosa in più che finora io non ho visto realmente. Grazie. E perché il Movimento 5 Stelle in generale ha scelto il dottor Bartolo Allegrini per Monopoli? Beh, perché è una figura diversa, alternativa, una figura che si discosta sicuramente dal passato, dalle vecchie logiche di potere e di logistica politica. Oggi abbiamo bisogno di queste persone, così come è accaduto a noi Cattaro per esempio, per rappresentare e tutelare l'esclusivo interesse dei cittadini, non le lobby di potere, non le imprese di costruzioni, non alcuni cittadini interessati a definire un proprio tornaconto, ma l'interesse esclusivo dei cittadini. Mi ha colpito una frase del dottor Allegrini, perché l'ho conosciuto qualche settimana fa, mi ha detto che laddove fosse stato eletto sarebbe stato l'ultimo dei cittadini. Questo è lo spirito che contraddistingue i candidati del Movimento rispetto a tutti gli altri. Dottor Allegrini, la battaglia è iniziata e lei la inizia testa e cuore, questa è la sua frase, il suo cavallo di battaglia. Beh, diciamo, dopo una prima fase in cui il Movimento 5 Stelle ha lavorato alla pancia dei cittadini, ora è il momento di elevare e di portare il modello che è proposto dal Movimento ad avere in sé le idee giuste, che sono quelle chiaramente collegate a valori profondi come l'onestà, la lealtà, il rispetto, l'amore verso il prossimo e soprattutto verso il più debole, la sostenibilità, e legare questo attraverso delle idee, dei progetti in cui serve la testa, proprio all'energia del cuore, che significa lavorare con la gente, tra la gente e per la gente. Se riusciremo a convincere, a proporre questo modello ai nostri cittadini, sicuramente avremo compiuto un salto di qualità, perché per la prima volta la politica in questa città sarà fatta insieme e non sarà invece una parte, diciamo, distaccata che sta allontanando
allontanando molti dalla visione politica che in verità è l'unica possibilità che ha oggi la società per poter superare le difficoltà che si stanno presentando sempre più e che sono anche evidenti in questa città.